Ricordiamoci di te. Allora, Alice Riccardo, la tesi Lacrima, la relatrice è la professoressa Federica Iacobelli. Federica. E allora, non tenterò nel cuore dell'argomento, quello lo farà Riccardo, ma invece vorrei testimoniare brevissimamente il processo, come si è arrivati a questo, l'interesse da cui è partito Riccardo, quello di lavorare con l'illustrazione, con la pittura, con la grafica, quindi sulla rappresentazione, confrontandosi con dei testi giuridici, quindi non testi narrativi, non testi funzionali, ma testi giuridici. Quindi diciamo la prima evidenza di Riccardo è stata questa. Quindi da lì è fatto un dialogo, devo dire, molto interessante, perché appunto ci siamo scambiati anche letture, abbiamo scoperto il legal design, quindi questa pratica adesso piuttosto diffusa della grafica, perché no, potrebbe essere anche l'illustrazione, di aiutare nella comunicazione dei contratti e delle sentenze attraverso la rappresentazione, e poi ci siamo anche concentrati per un periodo sulle sentenze dei processi di stupro e di violenza domestica e su come per esempio rappresentarli poteva aiutare a superare stereotipi e pregiudizi che nel linguaggio delle sentenze sono ancora molto presenti. E poi è emesso invece questo interesse anche di ricerca storica di Riccardo sull'argomento pena di morte, con per me una scoperta, questo sguardo al Medioevo e in particolare ai libri manuali di conforto per i condannati a morte, alla loro iconografia. Ti lascio la parola. Grazie mille. Allora, buonasera a tutti. Il mio progetto nasce da questa ricerca appunto sulla pena di morte, sulle sue applicazioni nel tempo, nelle varie epoche e nelle varie pratiche, con l'esigenza appunto di comprendere quali sono i caratteri di questo strumento di giustizia non comprensibile, diciamo, non crudele, ecco. Il mio progetto si pone come un'autoproduzione, quindi non pubblicabile, diciamo, in un mercato editoriale preciso e strutturato, diciamo. Ovviamente. Allora, ecco, spiegherò la ricerca basandomi su quella che è il progetto in sé, quindi man mano che sfoglieremo alcune immagini estrapolerò dei concetti. Intanto il progetto è suddiviso in tre atti, tre capitoli, tre diverse sezioni con tre diverse prospettive che però sono unite, diciamo, da una suddivisione temporale scandita che può dilatarsi o comprimersi in base alle esigenze narrative. Partendo dal primo, questo è, diciamo, l'incipit con cui entriamo nella storia, quindi un tabulato telefonico dove è presentato appunto il dialogo tra il nostro protagonista in qualche modo e il suo avvocato che gli comunica la sua morte imminente. Passiamo al primo capitolo che è una parte emotiva, diciamo, del racconto della storia. Dove volevo rappresentare un'esigenza di tutte le epoche e in tutti i modi che ha avuto la pena capitale, diciamo, come strumento, è quella di sciogliere la personalità, l'essere singolo uomo del condannato, per creare una sorta di contenitore vuoto in cui da riempire con degli elementi un significato utile per il potere che mette a morte, diciamo, parole, insomma, un valore retorico, ecco, è la parola giusta. Ho voluto rappresentare questa dissoluzione della personalità attraverso
attraverso foto di famiglia, attraverso il ricordo, prima di tutto, il ricordo come elemento strutturale della persona. Graficamente, facendo questo graficamente attraverso delle foto di famiglia che ho stampato con una stampante getto di chiostro normale, ho bagnato tramite una siringa con delle gocce, quindi in alcune parti, e ho riscansionato nella parte opposta della stampa, in maniera tale che la parte bagnata risaltasse rispetto alla stampa. Questo proprio a simboleggiare come la lacrima che cadendo sul foglio fa risalire il ricordo in qualche modo. Questo ricordo però scompare insieme alla persona, insieme alla personalità, piano piano, annullandola completamente. In questo primo capitolo abbiamo tre narrazioni che si uniscono per creare una unica, cioè quella dell'immagine, che è la parte diciamo più emotiva, quella della suddivisione temporale di cui parlavamo prima, che è in alto a sinistra la didascalia, e il trafiletto verticale, che è un po' quello che è il commento del nostro protagonista. Questa immagine ci porta al secondo capitolo, che è completamente differente da questo, in quanto è una ricerca appunto più storica. Una ricerca storica che si basa su quelli che sono la parte primordiale di questa pratica della pena di morte, databile appunto alla fine del Medioevo con l'avvento dei nuovi stati europei e la loro esigenza di legittimare il proprio potere attraverso la violenza, mettendo a morte i propri avversari politici. Utilizzando appunto la pena di morte come strumento coercitivo in qualche modo. E, in questo contesto nascono in Italia delle associazioni di cittadini laici che si occupano di confortare il condannato a morte accompagnandolo in tutto l'iter che lo porta alla morte in qualche modo. Il loro scopo ultimo è quello di salvare l'anima di questo condannato, riportandolo nel recinto della morale cristiana, in poche parole. E questo avviene tramite un rito quasi alchemico, molto studiato, che pone il condannato in una specie di bolla sacra al cui dove lui non può uscire, e questo avviene tramite preghiere e altri strumenti vari, tra i quali abbiamo i libri di meditazione e anche, come vediamo qua a sinistra, qui c'è un confratello della confraternita di San Giovanni Battista del Collato di Roma che tiene in mano uno strumento iconografico molto utile che viene utilizzato durante la processione che portava il condannato dalle carceri al patibolo, ed era una tavoletta rappresentante spesso crocifissioni oppure martiri, che veniva posta di fronte allo sguardo del condannato in modo tale che lui non potesse incontrare sguardi che potevano toglierlo da questa bolla sacra, e allo stesso tempo gli forniva l'esempio da seguire. Lui doveva diventare un martire, un Cristo in qualche modo. Ad esempio vediamo qui come la figura del condannato veniva traslata in quella del Cristo, in questi due quadri di Antonello di Messina e del Mantegna, che ci mostrano questo come un condannato a morte con la corda al collo. Ecco. E quindi in questo secondo capitolo, per chiudere questo capitolo, ho voluto rappresentare, ricomporre queste immagini legate a questo rito. Ad esempio qui abbiamo un martirio, non mi ricordo di chi adesso, altro martirio, e qui abbiamo invece la Madonna della Misericordia
video della Francesca di San Sepolcro, che non è strettamente collegabile a queste pratiche, ma è la Madonna che protegge la confraternita di San Sepolcro, la confraternita della morte di San Sepolcro. Arrivati al terzo capitolo, ritorniamo a una scansione temporale ben precisa, cosa che nella seconda parte si è persa dilatandosi in un contesto totalmente differente. E quindi abbiamo una scansione temporale di quelle che sono le modalità di morte per iniezione letale contemporanee. E in questo contesto freddo, medico, in cui si pone la morte attualmente, diciamo. Qui abbiamo a raccontarci questi passaggi, abbiamo una scritta, una scansione appunto scritta, che magari fa parte dell'immagine, perdendo a volte anche di lettura, ma una lettura che è compensata dalle immagini che sono invece più descrittive, diciamo. Terminiamo con l'ultima tavola, che ci ricorda come che vabbè, sono i numeri presi dal rapporto di Amnesty del 2020, che ci ricordano come questa pratica, per quanto a noi può sembrare lontana, è in realtà molto attuale. Seppure i numeri sono in miglioramento, diciamo così, sono comunque numeri inaccettabili ancora. E comunque bisogna sempre tenere il fuoco su questo argomento, in quanto comunque bisogna ricordare che la maggior parte dei cittadini del mondo potrebbe essere condannato a morte. Finito, grazie mille proprio della disponibilità e della pazienza, grazie a tutti i miei compagni. Domanda io, una considerazione ancora. Bello, mi è piaciuto molto, complimenti. Seguendo la tua esposizione, vedendo l'immagine che hai realizzato, mi veniva da pensare a un allestimento. Hai considerato nella realizzazione di questo progetto se la forma libro, appunto, in molto dialogo con l'idea di un autoprodotto, di certa stampa alternativa anni 70-80, se ci fossero altre forme per raccontare questa storia, le immagini, nel senso le prefiguri, le vedi possibili? Assolutamente sì, cioè, per me, anzi, se fosse stato possibile in qualche modo, ma anche a livello proprio pratico, io ho delle idee su come può vivere questo progetto al di fuori del libro. Dopodiché è un modo per raccontare questa cosa, ma può essere, ce ne possono essere tanti altri effettivamente, di porre queste immagini. E qual è la forma che... Ad esempio, essendo queste immagini, soprattutto quelle del secondo capitolo, poste, no, come delle immagini quasi a schermo, no? Della persona, no? Pensavo che una stanza, per dire, piena di queste immagini a bombardare lo sguardo di chi ne è all'interno potrebbe essere un investimento interessante, comunicativo, insomma, ad esempio. Però grazie. Sì, colpisce che hai preso questo tema, che è un tema interessantissimo, importantissimo, e così, cioè, mi è inaspettato, però mi rendo conto che appunto
mi rendo conto, mi sembra che il tuo obiettivo sia proprio quello di dire, cioè queste cose le dobbiamo, come hai detto tu, continuare a dire, a leggere, a guardare. E, sì, quindi la modalità questa storica di vedere anche come è stato visto, ecco, questo ho detto delle cose, sono emerse delle cose che non sapevo, che trovo veramente interessanti rispetto anche a anche quello che hai detto all'inizio dello svuotamento della persona, no? Quindi sì, penso come dice Rovere, che in effetti, come suggerisce Rovere, che in effetti altre modalità sarebbero veramente importanti. Anche perché poi non lo so, per esempio ho visto questi libricini molto piccoli che invece mi sembra, non so, mi sembra che devo andarmene un po' a cercare, no? Devo andare un po', e invece forse questa cosa avrebbe bisogno proprio di essere, cioè dovremmo sentirci dentro a questa realtà per capirla. Forse vuoi dire qualcosa sulla scelta del formato? Esatto, sì, cioè, esatto. Il formato appunto nasce prima, quando diceva, di questi libri di meditazione cristiana, si chiamano, sono libri di preghiera, e sono spesso formati molto, molto piccoli, perché appunto sono tascabili, sono portabili, diciamo, sempre pronti, e quindi la mia idea era quella, quindi anche di una sorta di intimità, una sorta di sussurro, non volevo essere un urlo comunque di questa cosa. Poi dopo chiaramente ci sono appunto altre modalità, può essere quella della stanza che invece è urlare, però insomma. Sì, ok, ho capito cosa intendi. Sì, sì. Io volevo fare una domanda. La tua, diciamo, hai spiegato inizialmente la tecnica che hai utilizzato, no? Di prendere delle immagini e che poi hai bagnato, hai scansionato, quanto ha, tra virgolette, influenzato il tuo lavoro, o che percentuale ha questa ricerca dell'immagine sul tuo lavoro e sulla reinterpretazione delle stesse? Beh, comunque la prima parte è stata, in ogni caso quelle sono foto di famiglia, appunto, quindi sono, comunque è stato anche emozionante, tra virgolette, farlo, perché riscoprendo le foto di famiglia, per me sono ricordi, certo. Poi per chi guarda da esterno è chiaro che hanno un altro valore, però è stato un percorso. È proprio questa la mia domanda, sì. Cioè quello che tu hai acquisito, hai provato e poi hai utilizzato, qual è stato, no? il tuo approccio, il tuo selezionare queste diciamo questi frammenti, no? Che hai trovato come immagini, quanto hanno influito sul tuo lavoro? Ah, beh, appunto, a livello, come dicevo, a livello emotivo molto, nel senso che ci sono entrato e hanno una parte fondamentale, diciamo, del mio lavoro, per immedesimarmi anche in quello che è il protagonista, tra virgolette. E invece la seconda parte, sempre la parte diciamo centrale, la seconda parte, se ho capito bene, sono tue illustrazioni o interpretazioni di alcune immagini, come per esempio la Madonna, no? Che hai interpretato con una tecnica diversa, o è sempre. Sì, no, sono pennarelli, quadrilabili e acquarello, ma sì, sono mie illustrazioni che ho fatto anche quelli mentre facevo la ricerca iconografica, reinterpretavo ciò che guardavo sostanzialmente. Quindi è stato un po' un percorso ricerca e costruzione delle immagini che andava di pari passo, insomma. Quindi secondo te il fatto di rifare queste illustrazioni, cioè, come lo potresti, cioè perché hai fatto questo? È vero che stiamo facendo l'illustrazione, ma qual è la ragione di riprendere e di fare le illustrazioni? Beh, sì, sostanzialmente capire, comprendere, dopo sì. Anche semplicemente la forma o il contenuto può essere una volta una cosa, una volta un'altra cosa, cioè, insomma sì, uno studiare tramite facendo, diciamo, sì. Praticamente. Sì, mi piace questa cosa, studiare facendo. Bravo.
Va bene, ci vediamo. Allora, Riccardo, il presidente, in qualità di presidente di questa commissione, ti conferisco il diploma accademico di secondo livello in progettazione grafica ed editoriale, indirizzo e illustrazione, con la valutazione di 110 su 110. Grazie.